Cecilia Rodriguez, l'avvertimento per i genitori di Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello VIP, le parole per i genitori di Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez fa sul serio con Ignazio Moser. Archiviata la relazione con Francesco Monte e il Grande Fratello VIP, l'Argentina è cotta del Trentino. È però consapevole delle recenti dichiarazioni di Francesco Moser, il popolare ciclista nonché padre di Naco, che si è dichiarato piuttosto preoccupato per questa situazione. La sorella di Belen, in un'intervista concessa al settimanale Nuovo, ha ribadito di essere pronta a conoscere i genitori del suo nuovo fidanzato ma che vuole vivere questa storia d'amore senza interferenze inutili. Soprattutto perché all'interno della casa più spiata d'Italia non ha fatto nulla di male. Le parole di Cecilia per Francesco Moser e la moglie. Io so che cosa ho fatto e che cosa non ho fatto. E poi è una scelta del figlio. Se lo desiderano, i genitori di Ignazio avranno modo di conoscermi e di vedere che tipo di persona sono. Poi starà a loro voler capire oppure no, io non mi devo di certo giustificare. Altrimenti pazienza, che altro devo fare? Avrò una storia con lui e non con la sua famiglia, ha assicurato Cecilia Rodriguez alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. L'ex biaffina ha dunque le idee chiare su come vivere questo rapporto con Moser che, a quanto pare, sarà a distanza. Cecilia abita a Milano mentre Ignazio in Trentino e per il momento la convivenza è esclusa. Io rimarrò a Milano, al momento non mi sposto perché esco da una storia di 4 anni e mezzo. Ci vedremo come due fidanzati. Prima di una convivenza lo devo conoscere e capire se tutto va bene, ha sottolineato la ragazza. La nuova vita di Ignazio e Cecilia dopo il Grande Fratello. Usciti dal Grande Fratello VIP, Cecu e Naco sono inseparabili. Quando è stato eliminato lo sportivo ha passato la notte in albergo con la sudamericana. Subito dopo l'ha raggiunta a Milano per presenziare alla prossima puntata di Verissimo. E nei prossimi giorni la coppia comincerà le prime serate in discoteca per abbracciare tutti i loro fan.